Benvenuti a tutti, sono Sandro Paganotti e oggi vi parlo di Polymer. Polymer è una piattaforma che consente fin da oggi l'utilizzo e l'implementazione dei web components e di molto altro all'interno di un vero e proprio ecosistema sviluppato per pensare le applicazioni web in un modo un po' diverso rispetto a come le immaginiamo oggi. Polymer è diviso su tre livelli. Il primo, chiamato Foundation, è fondamentalmente una collezione di polyfill, quindi di librerie che sopperiscono a potenziali mancanze del browser nei confronti delle nuove specifiche HTML5. Core, contiene una serie di informazioni e di funzionalità proprie del framework, che quindi ci danno appunto tutti gli strumenti per utilizzare questo framework, questa tecnologia, e Elements contiene invece una collezione di elementi che possiamo utilizzare e combinare per costruirne i nostri. Tutto Polymer nasce intorno al concetto di Web Components, quindi la possibilità di costruire dei propri elementi, per essere chiari, ad esempio dei nuovi tag HTML, ma con anche delle funzionalità operative, mischiare e combinare fra di loro questi elementi e, cosa molto importante, distribuire questi elementi e riutilizzarli all'interno delle proprie applicazioni. Questo è in poche parole quello che fa Polymer. Oggi vedremo come possiamo costruire un nostro componente beneficiando di alcuni componenti già presenti nella collection Elements di Polymer che ci viene appunto offerta. Per prima cosa, all'interno di una nuova cartella, procediamo con l'installazione di Polymer, utilizziamo Bower, che è un package manager JavaScript, e andiamo a utilizzarlo quindi invocando la sua funzione install sulla libreria Polymer, Polymer Platform e Polymer Polymer. Eseguiamo l'installazione. Ok, una volta effettuata questa, costruiamo un nuovo elemento, un nuovo file, scusate, che sarà il contenitore del nostro elemento, quindi possiamo chiamarlo spWall. Ok.html. Tra le varie funzionalità che Polymer introduce all'interno dello sviluppo web c'è anche la possibilità di utilizzare degli include per includere pagine HTML in pagine HTML. Questa sintassi è prevista dal V3C, non ancora implementata in alcun browser, viene simulata grazie appunto all'utilizzo dei polyfill della sezione Foundation. In questo caso, all'interno del nostro file spWall, andiamo a includere il componente base di Polymer, che è quello che ci aiuta poi per sviluppare tutta la nostra applicazione. E inoltre andiamo a utilizzare anche un altro componente di Polymer, che è un elemento di Polymer che ci dà una mano nell'andare a recuperare informazioni da servizi remoti, quindi attraverso Ajax. È un componente già sviluppato, si chiama Polymer Ajax, e lo introduciamo con questa semplice inclusione. Dopo esserci ricordati di averlo installato, perché i singoli componenti devono essere installati anch'essi, e in questo caso andiamo a utilizzare, come già fatto in precedenza, lo stesso Bower. Per cui Bower install Polymer Ajax, e come risultato abbiamo l'installazione e la presenza di questo componente che ci servirà per lo sviluppo del nostro componente. Ogni componente Polymer si distingue dalla sintassi Polymer Element. Andiamo a definire il nome del nostro elemento e possiamo definire, come in questo caso vedete qua con attributes, se l'elemento HTML che stiamo definendo avrà degli attributi e a quale variabile interna questo attributo dovrà essere associato. Quindi ci aspettiamo un attributo query e l'attributo query verrà associato alla variabile interna query, come vedremo fra un attimo. Dopo aver fatto questo, ovviamente dobbiamo ricordarci sempre di chiudere l'elemento Polymer Element, quindi andiamo a chiudere l'elemento Polymer Element, e una volta fatto questo possiamo procedere con la stesura del template. In questo caso il nostro elemento dovrà andare a recuperare un elenco di video da YouTube e stamparli come una lista, per cui quello che andremo a fare sarà definire un template all'interno del quale andremo a inserire semplicemente una lista di elementi, ok? Quindi un URL, e all'interno di questa lista di elementi utilizzeremo di nuovo il tag template, questa volta con un attributo particolare che si chiama repeat,
E se qualcuno ha una certa manualità con l'utilizzo dei template, conoscerà tranquillamente questa doppia parentesi graffa che significa inclusione di un dato dinamico. Quindi in questo caso andremo a fare repeat per ogni elemento dell'insieme dell'array videos e andremo a stampare il titolo di questo video. E cosa molto importante da ricordare, in Polymer è presente il binding tra quello che è il live binding tra quello che è il nostro template e il dato, quindi nel momento in cui andremo a aggiornare videos vedremo in pagina l'aggiornarsi del template. Una volta fatto questo, andiamo ad utilizzare il componente Polymer per l'interrogazione attraverso Ajax, componente che non scriviamo noi ma che abbiamo utilizzato in quanto già presente all'interno della libreria di Polymer, tra gli elements di Polymer, e semplicemente lo configuriamo secondo la nostra esigenza, per cui andiamo a dire che il componente Polymer Ajax punta ad un'URL che è un'URL che ritorna dei JSON relativi a una query fatta sui video di YouTube. Andiamo a specificare, notiamo anche in questo caso la notazione con le doppie parentesi graffe alla voce Q. In questo caso quindi stiamo dicendo che il valore della variabile query dovrà essere utilizzato come attributo Q e chiediamo che il risultato venga gestito come JSON e che venga chiamata una funzione carica video alla ricezione di questo feed. Fatto questo, chiudiamo il nostro template, ok? E dobbiamo andare a gestire tutta la parte dinamica, quindi questo template ovviamente ha una sua for visualizzazione, alcuni suoi componenti interni, ma ad esempio la funzione carica il video, che qua lo invochiamo, deve ovviamente essere gestita. Per fare questo utilizziamo un semplicissimo tag script sempre all'interno del Polymer Element. E questo tag script come si comporta? Beh, Polymer fa parte appunto delle funzioni del framework. In questo caso definiamo un elemento che è spwall e l'elemento è composto da una variabile, un attributo interno che si chiama videos, che guarda caso è quello che andiamo a utilizzare all'interno del nostro ciclo, per cui vedete template repeat video in videos e videos è definito di default come un array vuoto, ha una query che è valorizzata di default con la voce Dumbo, ma ovviamente questa valorizzazione verrà sovrascritta dal valore che verrà passato nell'attributo query nella dichiarazione dell'elemento, e ha una funzione carica il video che si preoccupa di ricevere il risultato dell'interrogazione Ajax su questo endpoint e in particolare di estrarre da questa interrogazione i video e inserirli all'interno della variabile interna video. Essendoci il live binding, non ci interessa quando questa funzione verrà chiamata, in quanto una volta modificata la variabile this.videos, osserveremo a catena l'aggiornarsi della pagina e il ripopolare appunto la pagina con l'elenco dei video della ricerca. Una volta fatto questo, il nostro elemento è completo, contiene tutto quello che ci interessa e ora deve essere utilizzato in pagina. Quindi provvediamo ad un index HTML molto molto semplice, strutturato come segue: un doctype, la richiesta verso il nostro file di platform di Bower, che fondamentalmente introduce tutte le i polyfill necessari per il funzionamento del comportamento di questa demo e di tutte le applicazioni che vorremmo fare con polyfill. Andiamo a utilizzare il tag import e andiamo a includere il nostro elemento, che a sua volta dovrà includere gli elementi da cui dipende, e utilizziamo il nostro elemento spwall con una query diversa da Dumbo, in questo caso Nirvana. E cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che l'elemento, una volta poi in pagina, venga sostituito con il template adesso associato. Facciamo una prova. Ci portiamo sulla nostra index, aggiorniamo la pagina ed ecco appunto l'elenco di primi risultati dell'interrogazione verso YouTube con la query Nirvana. Ma c'è di più, se ci spostiamo sull'inspector e ci portiamo in console, se andiamo a targettizzare il nostro elemento,
per tag, per cui spWall. Ok, se andiamo a targetizzare il nostro elemento, notiamo che il nostro elemento ovviamente esiste. Se andiamo a modificare l'attributo query del nostro elemento, ad esempio andando a utilizzare Chrome come parola, come chiave di ricerca, quello che succede è che automaticamente la lista si aggiorna con i nuovi valori dipendenti dall'attributo appena modificato. Questo grazie alla funzionalità di live binding, di live binding precedentemente, diciamo, introdotta. Questo è tutto, spero di avervi incuriosito a sufficienza. Polymer è ancora in stato di pre-alpha, ma vi consiglio caldamente di dargli un'occhiata. A presto.